la poesia di Stefano, che conosco e apprezzo ormai da parecchio tempo, nella prima presentazione che abbiamo fatto di Ponteggi, non so se è il tuo primo libro che hai pubblicato, sì. E quindi io farò questa sera, ci sono tantissime cose, c'è molta musica, c'è molta poesia, e io farò un po' da filo conduttore, sebbene non sia precisamente filiforme, però diciamo che mi sforzerò, farò qualche provocazione, come al solito capirò male qualche poesia di Stefano, così, e vi comunicherò questo mio mal capire, questo mio fraintendere, che forse sarà anche dare un senso nuovo. Lascio quindi la parola al primo gruppo di poesie lette da Stefano. Grazie. Innanzitutto grazie a tutti, e come è usuale per chi viene alle presentazioni delle mie poesie, leggo sempre, quasi sempre, con Manuela, che è una partner di lettura, e noi leggiamo anche altre cose insieme, con diciamo, una piccola sorpresa che farò, e ci dividiamo sempre in gruppo di poesie che vogliamo leggere. Anzi, in realtà è lei quella che quasi mi impone la scelta. No, non è vero. Cioè, io le do il libro in genere e lei dice mi piace questo, mi piace quello, e lei poi mi influenza in qualche modo. Allora, leggiamo, cominciamo subito a leggervi un primo gruppo di poesie. Allora, la prima poesia che leggeremo si intitola Alla Nazione, la legge Emanuele. È una poesia che ragiona sul cambiamento epocale della nostra gente, della popolazione del nostro paese, ma anche del pianeta, e soprattutto vuol dare un certo valore d'uso alla poesia. L'espressione è un po' economica, però io credo che la poesia abbia oggi la possibilità di continuare a dire delle cose, soprattutto nell'incrocio con tanti media differenti, che sono la musica, altre forme di scrittura, il video, c'è molta arte che gira intorno. E la poesia si deve far provocare anche da questo, ma contemporaneamente deve pure anche dire qualche cosa, io penso, no? Nel senso che credo che sia giusto uscire un po' dall'idealismo, che è una struttura novecentesca. Oggi c'è qualcosa, c'è una densità diversa, secondo me bisogna rappresentarla. Alla Nazione. Poiché l'anima del piccolo paese dove si aggirano i vecchi pare richiedere questa sera la forza dei tuoi lombi giovani, l'andatura strafottente del tuo passo altero prima riempia e poi dilati i nuovi giorni, e poiché spaurita vibra e piange questa sera la piccola nazione dove si aggirano i vecchi, tu parla allora perché di battagliero battito di mani e di pelle di tamburo ho detto quello che sapevo, tu invece lascia sul tuo cammino orme nuove e ombre rosse. Grazie. Allora, questa seconda si intitola Accenni su un destino, la legge sempre Emanuela, e vuole raccontarvi quello che, perché uso la parola raccontare a una ragion veduta, perché poi sentirete ci sono molte poesie che sono anche storie. E la distanza che c'è oggi fra il concetto di destino, al quale molti si sentono purtroppo vincolati, e la umilizzazione del fatto di essere uomini degni di vivere al 100% la vita. C'è nessun destino. La sentenza dice che il saldo di ciò che dobbiamo avere è ciò che dobbiamo dare. L'oro di un gesto è grazia che si ripete, bastante a sostenere i sogni nel freddo di anni difficili, al capezzale del non senso. L'orrore, tuttavia, è l'indomani. Si rifà la luce e ci si rende conto che l'essenziale è salvaguardare quello che si desidera di meno, accorciare la distanza
come pugili sul ring e beffare quella pietra di un destino. Grazie. Adesso vi leggo Corvi. Agli uomini socialmente utili arriva la chiamata della città. Venite e migliorate il nostro vivere libero, ma efferato. A voi, divenuti santi, offriamo un bicchiere di quello nero, un'abbondanza fortunata da qua di foglio, ma essi si nascondono dal supplizio. Passa una barca sotto il ponte Sisto. Lo straniero sulla riva sogna un delfino grigio e verde, libero nel mare. È il suo modo per celebrare, spostando in avanti la misura, la visione, una cosa da testa vuota. Adesso leggiamo direttamente in maggio, pagina 29. Direttamente in maggio noi fummo sulle fughe di fuoco. Tutta la primavera i germogli e da un istante all'altro fiorì tutta la città. E poi arrivò giugno, la sera, per dire che il dolore è una scrittura segreta, si muove in un cerchio preciso. E l'estate, la stagione genitoriale, forte, duro, viene il solstizio che noi raccogliamo per celebrare il ripristino della gravità e bruciare collettivamente. Il mare ha come una luce pedonale, è una vela che cattura il vento occidentale, arrogante e drammatico, troppo puro in una corrente surrenale. Scuro e crudo, oggi è autunno. Le teorie sulla libertà sono finite, si sa solo che era, mentre il crepuscolo si trasforma, una risata grande come un porto e ride. Quale lingua possa maturare in un inverno? I poeti, la scrittura delle api, lo saprebbero, distillando il feroce dal feroce, per quanto tu sia con persone e fiori, e sul mare l'odore dell'iride fiero. La gente è terribile, i poeti sono tiranni, come le solite frasi, dette e ridette. La luce assume il contagio, la ferita aperta butta e noi siamo attrezzi da marea, marea noi stessi. Adesso vi leggo una serie di sequenze di poesia e poi finiamo il primo gruppo. La successiva si intitola Fiamme e Vento ed è in fondo una cosa di battaglia, se vogliamo, e il modo per in qualche modo cercare uno spazio per contendere uno spazio, uno spazio per contendere uno spazio, soprattutto io direi alle merci, alla mercificazione, una parola marxiana ma che secondo me oggi è ancora assolutamente importante. Questa poesia si intitola Fiamma e Vento. Forse la fiamma non odora di nulla. Voglio dire la fiamma se non brucia qualcosa o qualcuno. E allora odora di vecchia lana, cuoio e plastica. Anche il vento non odora di nulla. Voglio dire il vento se non passa sulle discariche e odora di avanzi, umido atroce e putrefazione. Il vento semina tempesta, si sa, è il vento che raccoglie le foglie e tutte in un giorno solo. Mai ti importò sapere di più, guardare meglio tra ciglio e ciglio, odorare l'aria intorno a te. Però a noi importa il patriarca della nostra gente e l'amore. Aquila del nostro orgoglio, tanto caldo da fondere il bronzo, tanto forte da soffiare in alto le nostre grida. Poi ti leggo il disvalore.
Questo si intitola Il disvalore dello scambio. Dice: quello che so forse non significa molto in generale. È il paradosso, neanche speciale, prodotto dall'usura di un pensiero, sottile più di quanto appaia. E mentre arriva un altro bus che salterà ancora alla fermata, quel corpo ardente insegue l'incendio. Questa è proprio l'ultima ridotta a difesa dello stretto necessario, il pane e la casa. Se non fa passare nemmeno l'aria, figurarsi il fiato per le parole. L'ultima è in atteso. Adesso la pagina, vediamo. Grazie. Allora, qui in questa poesia c'è un merlo, un uccello, la storia sembra semplice, uno sta in casa, il merlo è nel terrazzo, io ho un terrazzo con i merli, però il merlo non è solo l'uccello che vive la sua vita, viene nel terrazzo a raspare i miei vasi, il merlo è anche qualche altra cosa, e sentirete che cercarlo, ritrovarlo, è un momento, secondo me, che nessuno di noi deve perdere l'attenzione a ricercare e a ritrovare. In atteso, forse per questo nella notte fonda, quando fingiamo il sonno, ci turba troppo il raspare secco oltre la porta. Un segnale leggero, insieme penetrante, come lo suono i bisbigli delle ragazze. Un segnale discreto che richiama a comparire. Ci alziamo dal letto, a piedi nudi, in ascolto, ma è tornato il silenzio. In un patto reciproco, stiamo nel buio, in attesa del richiamo, in attesa di un raspare, per un ritorno, senza la necessità di essere attesi. Il merlo della notte scava la terra, un merlo che per caso viene da noi, ma che potrebbe andare a un appuntamento diverso. Dalla finestra buia guardiamo fuori spalla a spalla, si è fatto tempo di riaprire la porta, che sembra chiusa, ma non lo è. Si è fatto il tempo per tornare all'appuntamento inatteso nella notte. Grazie. Guarda, non c'è bisogno di seguirsi. Volevo ricollegarmi a una di queste poesie, anche se ce n'è un'altra ancora che secondo me esprime questa cosa ancora meglio, che era I frutti incerti della carne, per vedere come tu parti in questa tua ricerca di questo libro così complesso, così denso, molto denso questo libro. Parlare di tutti gli argomenti sarebbe difficile, però c'è una cosa che a me mi è sembrato di vedere una sorta di film luce, no? Che si sente anche molto bene in questo in atteso, cioè il fatto che la conoscenza parte da dentro, parte da una propria concezione, da una concezione di sé, dalla coscienza. Il tempo direttamente in maggio, il tempo è un tempo corpo, no? È il tempo del diventare, dell'essere già ragazzi, dell'essere già maturi, poi di essere genitori, il tempo è genitoriale. Cioè, tu fai partire la tua conoscenza dal corpo. E però poi arrivi a, come dire, a cercare una teoria della percezione. Questo fiamme, vento, stai parlando di qualcuno che non percepisce bene quello che percepisci tu. E questi, in questa ricerca di percezione tra il mondo e te, che è il primo stadio di questa ricerca, ci sono delle cose che sono dei mezzi e delle cose che sono degli ostacoli. Allora, uno dei mezzi è l'inatteso, è il raspare di notte, perché di notte io ho visto in questa poesia i sensi tutti accesi, no? La notte è quando noi ci sentiamo indifesi, per cui qualsiasi rumore potrebbe essere il nemico, potrebbe essere la morte nascosta da qualche parte, un destino, no? Un appuntamento, però
non è detto che sia negativo, tu non dici se è negativo o positivo questo appuntamento, è una possibilità di appizzare le orecchie, no? E diciamo, e però non tutti sono capaci. La protagonista di Fiamme al vento, non so se è un uomo o una donna, non essere molto capace di capire questa cosa che tu hai capito ma non riesci a comunicarla. Allora, una prima provocazione, poi ce ne saranno altre. E questo desiderio, questa tua ricerca così intensa, no? Della percezione di sé, da cosa dipende? Può essere, in alcuni punti sembra che tu la leghi al passare del tempo, come appunto il corpo-tempo di cui ho parlato prima, che poi tu tornerai a parlare in fermo posta di questo il tempo e la fuga, no? L'idea di fuggire da un tempo immobilizzato e andare da un'altra parte e lasciare una sorta di feticcio, di sostituto in un altro posto. È la paura di invecchiare, cioè la paura di non avere più così tanti desideri, quando avere desideri è ovvio, e allora ci vuole una sorta di sforzo ulteriore? La vita era... No, vabbè, ti ringrazio di questa lettura così interiore. Diciamo, sì, molto interna. Beh, avendo letto anche i tuoi romanzi, capisco da dove nasca questa tua... Lei è un'ottima scrittrice, un'escrittrice narrativa. E vorrei dirvi che in realtà la scrittura poetica oggi è molto complicata. Anche per le persone, nel senso che io, anche per le persone come autori, diciamo io sto facendo un percorso che è molto visibile nei tre libri, ma che in questo si matura veramente di più, e ce ne sono un altro pronto, un altro in preparazione, perché c'è anche molta vitalità da questo punto di vista, grazie al cielo, insomma, questa voglia di scrivere, nella quale l'autore, quindi l'essere percepente in senso romantico, sia sempre di più spostato fuori dal centro delle poesie. Cioè, io desidero che le cose che vengono poi da me scritte siano, come ho usato con te la parola post-produzione, cioè qualcosa che poi viene recuperato in un secondo momento e rielaborato senza che la mia presenza sia ingombrante e sia offuscante. Però i tuoi desideri, il tuo desiderio di stare al centro di questa esperienza di percezione si sente benissimo, tant'è che poi l'altra domanda, l'altra provocazione sarebbe: quando tu vai verso l'altro o verso l'esterno, verso il mondo, verso la percezione del mondo, lo fai sempre a partire da un sé che è protagonista di questa esperienza. E ho sbagliato, sbaglio io a capire, oppure è che non si può fare altrimenti, cioè non può essere altrimenti, non si può arrivare agli altri. Poi a un certo punto tu, c'è una poesia che tu non leggi, non hai letto, ma che a me piace moltissimo, che comincia con una epigrafe di ci sono giorni che sono ogni altra persona che incontro, cioè a un certo punto tu da questo sé corporeo da cui tu parti, tu cerchi di comunicare, cerchi di andare verso gli altri, cerchi di arrivare alla nostra parte premurosa, a quella parte che ha premura per gli altri, immagino, o anche dici cose tipo: non c'è potere che agisca solitario. Quindi tu ci credi, vabbè, l'hai fatto sentire anche in questi appelli, no? Che ci credi, però lì, secondo me, in quella poesia lì, dai, a pagina 31, mi sembra che tu dai quasi, cerchi quasi delle ricette, no? Per fare questo, o no? Cioè, proponi anche un modo di arrivare verso gli altri, o è un'aspirazione, una cosa che tu... La precisazione di quello che dicevo prima, ovvero che io penso che la poesia comunque abbia un valore d'uso. E io non abdico al fatto di voler dire qualche cosa alla quale credo lì dentro. E
quindi se si può leggere in senso politico, diciamo, lato ovviamente, non partitico, non parlamentare certamente, no? Ma rispetto alla vita non solo nostra, ma di tanta gente che ha a che fare con noi, non solo fra me e te, noi qui, ma stiamo parlando proprio della gente, del pianeta, in qualche modo, io non rinuncio a dire una cosa del genere, voglio che si sappia da che parte sto. Va bene, allora direi che questo è il momento della musica. Molto, con molto piacere che vi presento Clara Graziano, che suonerà nuovamente. E Teresa Spagnuolo al clarinetto. Okay.
già vi anticipo che la prossima presentazione, oltre alla musica, ci sarà anche video, sempre nella filosofia che tutti i linguaggi oggi sono molto importanti, qualche linguaggio è più vicino ad altri, alcuni linguaggi, alcuni media confliggono, ma anche nello scontro può nascere qualcosa di molto buono. E io penso che la scrittura poetica possa oggi essere e debba essere molto attenta a queste cose. Da un lato perché dobbiamo uscire da una modalità d'ascolto che un po' è legata alla scuola, un po' è legata a certe forme di ritmo, oggi si sperimenta molto di più. E dall'altro lato perché in qualche modo c'è un lessico che emerge dalla rete, che emerge dai giornali, che emerge dalla gente, che va rappresentato, secondo me, sempre decisamente. Cioè esisteva prima un lessico poetico, diciamo così, dove molte parole avevano un loro significato, quindi un posto in un certo modo, un modo di fare più lirico, diciamo. Oggi, secondo me, invece la poesia deve accettare questa sfida del conflitto e della rappresentazione, e potrebbe, secondo me, tornare a essere importante, visto che, a mio personalissimo avviso, la narrativa, al contrario, è un po' ferma oggi, invece. Cioè, ci sono alcune critiche che si potrebbe fare, adesso non mi dilungo, in un modo di scrivere che magari è sempre lo stesso. La poesia forse può dire qualche cosa di diverso se aumentiamo la distanza un po' tra la coscienza, lo spirito dell'autore e le cose che si vogliono dire. Passiamo allora al secondo gruppetto di poesia, con Manuela. Questo gruppetto ha uno spirito completamente diverso dal precedente. Non scrivo solo cose pesanti, politicizzate, scrivo anche storie, storie d'amore. Allora, vediamo un po'. Questa è ambientata a Venezia, che si intitola Apocalisse veneziana, dove è Morena? Dove è Morena? Morena? Eccola. Allora, dovete sapere che quella signora lì è una grandissima scrittrice, una grandissima poeta, e scrive poesie tratte da dipinti, soprattutto, una cosa meravigliosa, che c'è un linguaggio, ma soprattutto ama Venezia alla follia. La mia famiglia paterna, materna, veniva da Venezia, ci siamo ritrovati sulla laguna, praticamente. Non siamo io e lei, però, qui dentro, eh? Io non ci sto proprio, ma nemmeno lei, credo. E questa si rifà anche al titolo del libro di John Ruskin, che era è stato un grandissimo storico dell'arte, che ha scritto un libro che si intitola Le ombre di Venezia. Questo si intitola Apocalisse veneziana. Le spine vide amare, infisse nella carne del suo piede, e pensieri freddi portati da vento blu in un cielo di conca, e vide la puntura divenire segreta crepa nella sfera di un cielo tanto duramente conquistato. La perfezione sarebbe precipitata con stelle e pianete in una buia apocalisse, ma lungo il canal grande, dietro il palazzo Grimani, all'imbarcadero delle gondole, lei lo chiamò Doge e con perfetta improntitudine propose le nozze con il mare. Nessuno sta lì dentro perché si rabbrividisce, si raccontano cose così, così. Allora si prende l'ombrello e si esce sotto la pioggia.
sperando che sia ancora valido l'abbonamento a giorni buoni. I giorni brutti e piovosi si possono sempre rispedire al fermo posta. Allora, questa poesia che legge Manuela è una storia, ha diversi padri putativi. Uno è Roberto Bolaño, che è un attore sudamericano, forse qualcuno di voi ha letto. Un altro è un poeta italiano, che si chiama Franco Armiglio e che vive in Basilicata e ci racconta delle cose meravigliose sui panorami sul sud dell'Italia. È un misto di cose. Il senso delle cose. Al caffè a Miller Bar, il tizio seduto di fronte alla porta parla da solo a voce alta e si compiace della stima degli avventori per la sua vita criminale. Ne parla senza limiti. Cosa sono i limiti? Sono una circonferenza sottile e relativa, disegnata nel vuoto, un piccolo gioiello geometrico, divenuto un valicabile confine. Oscuro, gelido, orribile, dice Sante Coscia al volante del furgone nuovo. Un cerchio che è un fallimento, dal fascino indiscreto di eresia, bastardo come un marrano riconvertito, come vecchie immagini cancellate da un nuovo vedere. I ragazzi ci aiutano a scaricare e caricare il camioncino. Come può esistere tanta indifferenza? Prosegue Sante alla guida del veicolo, da alzare i capelli in testa. Non sarà mica diventato tutto un inferno? Si domanda Sergio Ferri. Noi non sapevamo cosa rispondere, pensando alle varianti nostrane della circonferenza in quei posti sperduti nella provincia. Ah! Basta umiliazioni di routine sulla nostra terra, continua Sergio. In questo girone di canaglie e gente grigia, errore dei viaggiatori. E basta con i viaggi che terminano già prima di iniziare. Basta con i cieli posseduti da lampi di chimera e le bocche spalancate da cui sfuggono tutti i nostri sogni. Facci incontrare i momenti. Allora, quest'altra si intitola Il momento propizio, ha una citazione di Esergo che è di Fedro. La citazione è questa: l'occasione ha i capelli sulla fronte, ma dietro è calva, una volta che è passata non la chiappi più. Erano intelligenti già 2500 anni. Anche questa ha un piccolo debito di un poeta americano che io amo molto, si chiama John Berryman, e che faceva parte di quello che si chiama il nuovo rinascimento americano, tanto per farvi qualche nome successivo, Ginsberg, Ferlinghetti, Corso, forse qualche nome che voi avete incrociato nelle vostre letture. Il momento propizio. Tutti andavamo troppo veloci l'altra sera, proprio alla stessa ora di adesso. Le parole, i caffè, le fragole, il vino, scendevano giù come noi, sempre più scesi sulle poltrone, a parlare delle intenzioni, a cercare le rime, i versi seguenti, il mistero della purezza al momento propizio. Oggi il tempo è mutato, nuvole e sole a spezzoni. A piedi vado a cercare un libro di sonetti da leggere a chi vuole venire. Se arriva. Non ho sentito nessuno chiamare e allora seduto ho preso i sonetti e con la matita ho disegnato bocche e rossetti.
Questa è dedicata a Santiago Lordi, che è un poeta cileno, negli anni 60. Io amo molto la poesia sudamericana, i cileni in particolare. I cileni dopo la dittatura hanno subito talmente tanto che hanno talmente tante cose da dire. Sono dei poeti che a me mi emozionano moltissimo. E qui ci trovate tradizione e innovazione, che sono le due chiavi della lettura di molti poeti sudamericani. L'amico a Santiago Lordi. Ciò che arriva dice che deve arrivare. Ciò che ricorda dice che ricordare è necessario. Il mio amico, con considerazione gentile, non dice ricordi questo, ricordi quello. Guarda le riproduzioni appese nel soggiorno. Sei stato al museo tale, belle sono, stanno bene. E io volo a viaggi lontani, le pause tra un lavoro e l'altro, le visite alle esposizioni, collezionando ricordi da incorniciare. Avevo una bella collezione di pacchetti di sigarette attaccate alla porta della camera da letto. Lui fuma ancora e trasferisce le sigarette ordinarie in un vecchio pacchetto di Turmac rosse, quelle ovali. Lo mostra con un sorriso. Ecco, le cose vanno così, grazie al cielo. Nulla di cui lamentarsi, le cose non accadono per caso, sono le piccole avventure della vita, vissute nel passato da che mondo è mondo. E per fortuna ancora non sono un'altra cosa. E questo è il seguito. Di quartiere, peraltro. Una sera nella strada, pagina 101, per chi si è rubato il libro. Una sera nella strada. Succede di aver guardato da una strada stretta verso un cielo annacquato dalla luce dei lampioni e da un angolo più chiaro aver colto un passaggio, una scia senza motivo. Succede di aver percepito l'odore di umido di una piccola fontana e sentito la voce di qualcuno da una stanza al piano basso. Succede che sapere queste cose è un'abitudine, il crocevia di un'attitudine, la laguna della sera, sapere la realtà desiderata, tanto oscura quanto un corpo, scarnito fino in fondo. Per chi abita nel nostro quartiere è via Pomponazzi. Allora, scusate, mi ho occupato, non è preso l'entusiasmo. Vabbè, sì, c'è ragione. Questa qui invece si intitola La solita mattina, ed è dedicata a un altro poeta che amo molto, che si chiama Charles Simic. Mi metto qui così mi guardano anche quelli di là. Bene? Sono contenti? Allora, una solita mattina, Charles Simic. Per il modo di stare in piedi davanti alla macchina del gas, sembra che lui aspetti l'uscita del caffè della macchinetta. In verità non è questo il pensiero di mezzanottina. Aspetta lo squillo del telefono per sapere se lei sarebbe venuta per andare insieme in una strada come le altre, di ascoltarti dire non mi piace, per poi tornare a casa insieme e sentirti esclamare ecco la pace, oppure puliscimi dalla fuliggine del mondo di fuori, farti accomodare sulla poltrona a sentire le voci di luoghi dove non c'è più nessuno. Dobbiamo portare molta pazienza, lei dice.
Questa sembra vera, ma in realtà non è vera, nel senso che non pensate che sia la mia storia. Mio padre non faceva le cose che il padre di questa storia fa, e io faccio solo la parte finale della poesia, tutto il resto non l'ho fatto. Ricordi, your lost past. Il mio vecchio mi dette una fotografia di Dennis Hopper e quell'altro tizio in moto. Avevo 16 anni. L'ho ritrovata smontando la sua casa, visto che è morto. L'ho incorniciata e messa in cucina, sopra il frigo. Ma perché lo fece? Cosa voleva dirmi il padre? Qual cazzo era il mio punto di vista allora? Ma soprattutto, qual è il suo? E mia madre lo sapeva forse? Comunque, ora, guardo la foto, cucino spaghetti, ho una buona dose di pace e ascolto ottima musica di quei giorni, i Canned Heat, per esempio. Non vi spiegate troppo le mani, però, ragazzi. Vuoi dire qualche altra cosa? Le parti preferite, perché finalmente si sente cantare, continuiamo di nuovo a cantare Michela Botti, con cui la proposta ha svoltato la presentazione di Stefano, accompagnata dalla chitarra da Carlo Mura e Marco Cherubini. Di fare.
brani che naturalmente nascono in lingue diverse, questo è chiaramente di origine brasiliana e il prossimo nasce in Argentina, però le traduzioni italiane di entrambi questi brani sono talmente piacevoli, efficaci e ben fatte che ho avuto piacere di cantarle in italiano, perché forse sono più credibili nella mia vita. però veramente sono traduzioni che mi hanno molto colpito, perché davvero fatte per bene. Qui nel prossimo brano, se volete unirvi a noi con un coro, anche sul finale, è molto bello. Cambia ciò che più profondo, cambia il modo di pensare.
frutto del dialogo con qualche altro poeta, con la Praosa. Nel prossimo gruppo c'è una poesia ispirata a una favola, se non sbaglio, quella delle tre domande. A me ha ricordato anche un film dei Monty Python, in cui c'era sempre qualcuno che veniva chiesto: sei sicuro di poter fare questa avventura? Cosa sei disposto a dare? Finiva sempre male, ovviamente, con la pensione di Monty Python. Prego. Grazie. Allora, volevo condividere con voi una poesia che io adoro, di un poeta lituano, Kronbergs, che di una leggerezza che, se ci potessi arrivare a scrivere le cose come le ha scritte lui, sarei l'uomo più felice, lo scrittore, il poeta, insomma, quello che scrive versi più felice del mondo. E ho chiesto a Maria Teresa Pascale, che è una bravissima attrice, tra l'altro ha appena recitato Sarah Kane, Una cosa allegra con grandissimo successo, e con lei stiamo preparando, lei fa quella con la bacchetta, stiamo preparando con Manuela e altre due persone la lettura di Agamennone da Ibian e Sirizos. Quando la faremo saremo invitati. Ti amiamo. Il titolo è Pomodori. Oggi alla Lidl avevano pomodori a buon mercato. Ne ho comprati una borsa intera e sono andato a sedermi un po' presso il lago. Se fosse arrivata una balena, l'avrei sfamata con i pomodori. Ma nessuna balena si presentò. Mentre aspettavo mi venne fame e mangiai i pomodori l'uno dietro l'altro. Erano 16. Ma nessuna balena si era presentata. Mi alzai e me ne andai a casa. Ora non aspetto più la balena. Ora aspetto qualcuno che mi spieghi perché aspettai la balena presso il lago e perché mangiai tutti i pomodori mentre aspettavo. La notte è blu scuro, ma proprio sopra la corda dell'orizzonte c'è un grande pomodoro rosso che da un minuto all'altro sarà inghiottito dalla balena nera della notte. Essere come Kronberg. Tra l'altro è un bel signore, vabbè, poi chi lo vuole vedere più vicino lo vedrà, è un'immagine un po' piccola. Poi ci faremo una fila qui davanti per vedere come prendere. Io volevo solo finire con una riflessione prima di cominciare con la terza parte di questa lettura, con le ultime tre poesie. A me ha colpito molto una frase della poesia, quella della sera, il fatto che si conosce la realtà. È difficile da conoscere con un corpo scarnito. Mi ricordavo un po' il discorso che facevo prima, no? Che cosa stai cercando? Io ho trovato forse una risposta a questa domanda nell'ultima dei due finali. Tu hai messo due finali a questa serie alfabetica. Uno dice: come si guarda a se stessi è la funzione matematica di come guardiamo gli altri. E quindi in qualche modo chiudi questa idea, questo dubbio, questa ansia che io sento nelle tue poesie, di tutto quello che si può conoscere, percepire, tutte le cose che ci fanno percepire la realtà, che ci fanno percepire gli altri, tutti gli ostacoli che invece in qualche modo si pongono tra noi, percepire, parlare con altre persone, capirle. Ma alla fine, in questa ultima, faccio un po' di spoiler, in questa ultima sezione c'è questo brano in cui lui hai un ultimo dubbio di comunicazione, cioè quello sul ricordo, e io lo sento molto forte. Tu veramente lo senti questa idea, è uno dei tuoi cruci, è uno dei tuoi pensieri fissi, questo del ricordo, cioè la possibilità che un domani qualcuno ci conosca, quando noi non saremo una cosa incontrollabile, no? Se veramente ci sarà ancora una possibilità di comunicazione mediante il ricordo, tra noi che non ci saremo più e quelli che invece saranno, che vivranno le nostre stesse cose, che vivranno nei corpi,
che avranno il dubbio di capirsi o non capirsi, capire o non capire? Beh, diciamo che il problema di ricordo per me è importante, soprattutto relativamente al fatto che sono un padre. Allora, molte delle azioni della maturità sono fatte non solo, ovviamente sono fatte anche per me, per le persone di santo, ma sono compiute anche in una certa forma di scrittura, perché manca qualche cosa che non sia una lapide, diciamo, oppure delle fotografie, oppure così, un ricordo affettuoso, eccetera. Su questo fatto qui c'è il nuovo libro pronto. Tra l'altro ho intitolato, questo è un libro di poesia di viaggio che comincia dai ritorni, cioè il libro comincia dai ritorni, dalle poesie di ritorno, poi ci sono le poesie di viaggio, poi ci sono altri viaggi anche più recenti, e ho intitolato queste sezioni in greco moderno, e quella ultima si chiama topotesia, che è un termine greco moderno che vuol dire lo spazio fisico e mentale di qualche cosa. Quindi per me sono entrambi molto importanti e penso che tu abbia colto bene questa mia dinamica di andare avanti e ricordare. Tra l'altro sono molto interrogato dalle ultime scoperte, diciamo, della fisica, quindi la permanenza del passato, il fatto che il futuro in realtà non sia un futuro avanti ma può essere presente. Insomma, vi spiego queste cose anche in introduzione al libro nuovo, perché tendo a voler far convivere, forse umanamente una cosa forzata, le varie dimensioni di quella che mi è stata una vita. Insomma, ormai certo sono le differenze. Grazie. Allora passiamo alla terza parte. Sì, grazie. Al primo chiesero: cosa fai? Cerchi o fuggi l'avventura? La cerco, rispose. Non ce la farai, dissero. Le prove sono difficili. Qui devo scegliere, verso il primo. Meglio casa, sano e salvo. Al secondo chiesero: cosa fai? Cerchi o fuggi l'avventura? La cerco, rispose. Non ci arriverai, dissero. Le prove sono difficili. Qui devo scegliere, pensò il secondo. Io torno indietro. Al terzo chiesero: cosa fai? Cerchi o fuggi l'avventura? Ma quale avventura? Esclamò. Cerco solo una ragazza prodigiosa. Non la troverai, dissero. Sei troppo giovane. Non hai ancora visto le cose della vita. Perderai la testa. Ma via, vecchietti miei. Cosa volete che sia la testa? Io vado. E sarà ciò che Dio vorrà. Ma dove credi di andare? Sono 100 anni che siamo a guardia di prudenza e di decoro. E io sono deciso a seppellirla, quella cosa che conservate con tanta parsimonia. Non importa quanto grande, non importa quanto piccola, gioco tutto al mio blackjack. Lei beve una tazza di tè e risponde: guarda fuori, la nuvola in calzoni, e non dire denaro, amore, passione. Ma no, ribatte l'uomo,
pensiamo a fortuna, coincidenze, gioco, smirato. Ah, dice lei, posando la tazza nel piatto, io pensavo a figurine combuste, a ciglia infuocate, a braccia fiammeggianti. Oh, ma è la gloria, lui le risponde, signora, non sono pari ai più grandi, vorrei essere angelo, mi ritrovo angolo, uno spigolo rotto dalle botte di carne. O sarà? Di certo non è fondo, il sorriso gli offre labbra di un freddo ghiacciato. E va bene, le disse l'uomo, me ne andrò, il tuo amore resterà solo, coperto di nulla. E va bene, rispose la donna, rimarrò qui, ma bada che non involi di nuovo. Prete in un gioco di campana. Aria forte e vento di burrasca si infilano nella città angolare sino a bruciarne le palpebre. Raffica su raffica scarnificano i rami dalle foglie, i tronchi, le mani, i cuori e la foresta degli amici. Qualcuno si è dato l'esilio, altri sono stati congelati dalla città ghiacciata e irosa che medita vendetta e alza muri in ogni senso, sostanza evidente che fornisce senza alcuna spesa amaro alle bocche e lucchetti alle fronti rinserrate. Ma ecco, ci sono ancora giorni da partorire, culle da trovare negli angoli meno bui e incontri con i redivivi al mercato del rione. Quest'altra è la continuazione ideale di quella che abbiamo appena sentito e tocca sempre a Manuela. Mi interesserebbe sapere se rimarranno vivi i ricordi della gioia degli incontri o la tristezza dei saluti definitivi, se altri porteranno il canestro con dentro i frutti buoni, perché di certo quelli amari restano attaccati al palato. Mi interesserebbe sapere se altri per noi festeggeranno senza masticare fiele e servitù, se altri leggeranno le poesie slanciando corpi, occhi e anime l'uno verso l'altro, e se la pioggia continuerà a bagnare i platani dei viali vicino casa nostra. Questa è una storia. Poi l'ultima poesia la dobbiamo a Manuela perché gli piace tanto. La legge così bene, molto femminile, che devo mettere nuda femminile, non so che dire. Ritagli da Joseph Conrad, questa è un po' più testosterone qui. Quello che ne seguì è come se lo avessi visto in un film, seduto in platea in seconda fila, in una sala affollata. Proprio dietro un uomo alto, grosso, con un enorme cespuglio di capelli e sopracciglia e barba in continuo dondolare da sinistra a destra secondo il movimento del braccio che pescava rumorosi popcorn come fosse un crudele dio marino che pasteggia sardine. Direi simile al quadro di Goya, Saturno, che divora i suoi figli. Mi sembrò di leggere la sua chioma invece di guardare il film. Ero lì come se non ci fossi, ma c'ero. Con determinazione, in un tempo brevissimo, come se il tempo non esistesse più e andasse al di là del tempo stesso, gli strappai il bidoncino dei popcorn dalle mani. Lo afferrai con una velocità stupefacente e stupefatta. In un momento di silenzio perfetto tra le scene della pellicola, l'uomo non si mosse, si volse lento, mi guardò senza dire nulla, fece un sorriso feroce. Il resto del film non so di cosa parlasse, rivedo solo scene di donne nude, persone muscolose che stringono abiti, auto nel traffico, e poi i suoi occhi nei miei, e il sorriso feroce. Ora che devo scriverlo, la mia condizione mi si presenta come un'altra tra le cose vissute ma non viste. La lettura di un brano indicibilmente duro di un racconto di Joseph Conrad, tra due che si guardano feroci in una stiva ondeggiante su di un mare in burrasca. E ancora mi domando
perché io abbia voluto entrare in una storia di ordinario angiporto. Allora, l'ultima poesia, e vi ringrazio tantissimo, se potete non scappate perché dopo c'è un bicchiere di vino e qualche pizzettina, la diamo a Manuela ed è Sostanze. Sostanze disponibili. E siccome pioggia e intemperie ammollano la carta del nostro vocabolario, ripartire è necessario dalla terra grossolana, raschiare ghiaia e mota. E poi, come un buon segno, una fascina macerata dai piccoli rami neri annodati e spettinati, bruscamente rifà il verde, il bianco e gli altri colori a imitazione di marmo e sasso, e fili si srotolano, e corone, e meli, e peli, e bianco spino. Grazie. Facciamo questa serata Clara. Vi ringrazio tutti, i presenti, gli assenti, quelli che se ne sono andati, i musicisti, Maria Teresa, Clara, tantissimo grazie, che non perde una battuta, ti fa sempre affettina, e il tuo mestiere è fare affettina. Bene.